un anno vissuto pericolosamente. Il titolo di un film dell'83, vincitore anche di un premio Oscar, e simbolicamente rappresenta in maniera perfetta cosa è stato il 2012 per la provincia di Isernia. Vissuto pericolosamente perché tra alti e bassi ha visto morire e risorgere diverse volte, prima l'amministrazione provinciale, poi quella comunale. Stesso discorso per tante importanti realtà economiche dell'Interland isernino, come la Diriso Auto o la stessa ITR. Anche in questi casi le giornate piene di pessimismo si sono accavallate a quelle piene di speranza. Un anno orribile per tanti versi, ma anche un anno che si chiude con la speranza che dopo tanti eventi negativi, per motivi puramente statistici o per la legge dei grandi numeri, accada qualcosa di buono per la nostra realtà economica ed istituzionale. Enigmatica la frase con cui De Vivo incorniciava il suo 2012. Allestiamo su una montagna russa, oggi ci sto, domani no, oggi ci sto, domani no, oggi è no. Un giorno sindaco e un giorno comune cittadino, un'altalena pazzesca cominciata a maggio, quando dopo il ballottaggio con Rosetta Iorio, Ugo De Vivo viene eletto sindaco. Subito dopo 17 consiglieri di centrodestra si dimettono, il prefetto commissari a Palazzo San Francesco, c'è il ricorso al TAR. A ottobre il Tribunale Amministrativo Regionale rimette in sella De Vivo, ma sarà una breve stagione. A dicembre il Consiglio di Stato smentisce il TAR Molise e fa tornare il commissario. Intanto gli isernini in questo valzer istituzionale si ritrovano con le aliquote dell'IMU e dell'IRPEF comunale praticamente raddoppiate. Se ci fosse stata un'amministrazione comunale forse non sarebbe successo. Stesso copione per Via Berta e per Luigi Mazzuto. La provincia di Isernia, piccola e poco densamente popolata, è nel mirino degli abolizionisti. Durante tutto il 2012 è andata avanti la proposta di accorpamento delle province minori, uno dei cardini del programma di spending review del governo Monti. Un incubo per Isernia, perché avrebbe significato la chiusura di prefettura, questura, carabinieri e tutti gli uffici provinciali. In pratica, la fine di Isernia. Alla fine ci salva Silvio Berlusconi, guarda caso, deputato molisano, non lo dimentichiamo, che toglie il sostegno al governo Monti e fa andare in soffitta, almeno per il momento, il disegno di legge sui tagli alle province. Magari Berlusconi non pensava a Isernia quando ha tolto la spina a Monti, ma almeno una cosa buona per la nostra regione nell'ultima legislatura l'ha fatta. E passiamo alla pagina economica, anch'essa piena di sorprese inimmaginabili fino a qualche tempo fa. C'è il crollo delle due certezze, ITR e Dirisio. Cominciamo con l'ITR, per l'incredibile vicenda umana del suo fondatore, Tonino Perna, che viene arrestato all'inizio di gennaio con l'accusa di bancarotta fraudolenta. Un'inchiesta, quella del procuratore Albano, che mette a suo quadro l'intero settore della moda italiano. Perna era ed è ancora oggi una delle colonne del sistema Moda Italia. Tonino Perna torna in libertà dopo una ventina di giorni, ci pensa l'avvocato Franco di Roma, un mastino delle aule di tribunale, a dimostrare che la gran parte delle accuse fatte a Perna erano infondate e quell'arresto non andava fatto, come ribadito anche dalla Cassazione. Ma tant'è, il 2012 comincia con l'arresto di quello che dall'80 al 2010 è stato sicuramente l'uomo più potente dell'economia molisana. Intanto l'ITR, adesso di Bianchi, smagrita di circa 200 unità lasciate a casa dai commissari, continua a produrre e a vendere, anche se deve fare i conti con la crisi economica mondiale. Una crisi che a fine anno preoccupa di nuovo tutti, tanto da pensare a un nuovo e urgente intervento della regione, che deve fare qualcosa, altrimenti Pettoranello potrebbe riservare bruttissime sorprese. E finiamo con la Diriso Auto, anche qui un sogno che si interrompe, il sogno che la piccola industria automobilistica molisana riesca ad acquisire il gigante industriale targato Fiat di Termini Imerese. Un passo in avanti forse troppo azzardato, tanto da mandare in crisi anche l'azienda di macchia di Isernia. Eppure qui cassa integrazione, crisi e decine di persone che restano a casa. Un momento negativo che coincide purtroppo con i problemi di salute che ha avuto Giancarlo Diriso, l'ex manager dell'ITR e fratello di Massimo, quello che da uomo della finanza di livello nazionale aveva immaginato lo sbarco in Sicilia come un passo in avanti per far crescere il piccolo polo automobilistico molisano. In conclusione, dopo un 2012 così nefasto o dopo una notte così buia, non possiamo che augurarci un anno migliore, dove risplenda di nuovo la luce, un anno che serva a risalire la china.